Ciao a tutti ragazzi, sono FNTSMN e come potete vedere dalla chat sono in FTB. Che cos'è FTB? FTB è un pacchetto, un programma che è stato scritto e penso realizzato poi magari anche con altre persone da Direwolf 20. Si può direttamente scaricare, aspetta, prendo sto cubo, ok, si può direttamente scaricare dal sito Feed the Beast. Vi metterò sicuramente il link in descrizione. E purtroppo avevo registrato una puntata, ma non so cosa abbia fatto Fraps. Me l'ha spezzettata tutta, tagliato pezzi di qua e di là. Era semplicemente per dirvi che avrei iniziato la nuova stagione nella 1.4.2 e che avrei costruito una casa e poi cioè, senza le telecamere, senza registrare e poi ve l'avrei fatta vedere. Ok, quindi questa è la mia casa, la mia umile casa. Dai, apri. Giusto per iniziare. Ora, che materiale? Ho trovato delle api. Questo Monexor, che sinceramente non so che cosa sia. Un po' di gomma. Qualche alberello della gomma che adesso pianterò. Ho trovato le carote. Le patate, che anche queste si possono piantare. Quindi un po' di roba adesso qua, un po' di vetro, la sabbia la mettiamo via, vetro, sabbia, no, sì, pannelli di vetro, questi, non c'è più nient'altro, ok, spero che vi possa piacere questa serie più che altro perché sono cambiate un sacco di cose, anche i crafting, gli oggetti, come potete vedere, ad esempio, quelli, anche molti biomi, quello, cioè, sono alberi enormi, altissimi. E niente, quindi adesso inizierò. Magari facciamo un piccolo giardino dove pianto tutte le cose. Qua, che cacchio è successo? Ma sì, copriamo così sto buco. Aspetta, ma mi sa che qua sotto si andava in miniera. Ah, bene, ottimo, c'è uno zombie. Cioè, almeno dovrebbe essere una sottoforma di miniera. Allora, qua magari. Giusto, mettiamo un po' meglio, più presentabile. Ah, mi serve terra. Ok. Come avrete visto probabilmente sul mio canale, ho iniziato anche un'altra serie su Portal. Spero che vi possa piacere anche quella. Sto cercando adesso di recuperare un attimo perché ho avuto un po' una settimana piena di impegni e ho fatto pochi video. Adesso invece mi sono messo di nuovo sotto a fare tanti video. Magari, esempio, nel weekend, adesso che magari ho più tempo, mi metto sotto, faccio tanti video e poi magari li distribuisco nella settimana. Almeno così avete dei video, dei miei video da poter guardare. Ok, già meglio. Allora, vediamo un po'. Ma l'orticello lo farei qua dietro, dai. Ok, adesso poi devo farmi lo steccato perché sennò gli animali mi vengono a mangiare ciò che coltivo. Abbiettiamo un attimo. Ok, perfetto. Vai. Allargo un attimo, giusto per avere più spazio. Ok. Tra l'altro mi manca l'acqua. Perché devo farmi l'acqua? Vediamo un po' se ho il ferro perché non me lo ricordo, non penso di averlo trovato. Perché mi servirebbe il ferro per poter farmi il secchiaio e trasportare l'acqua. Allora, ferro, non c'è questa cosa, è copper. Come potete vedere sono cambiate anche le texture. Ok, ah, ne ho un cubetto, me ne servono altri due. Qua intanto c'è poca luce. Facciamo un po' di torce. Ok, perfetto. Al momento le piazziamo così alla buona per terra. Ok, niente, dormiamo. Così aspetto. Ok. Buongiorno. Allora. Allora,
Andiamo, andiamo a cercare a questo punto il ferro. Però mi servono. No, le torce ce le ho. Ok, andiamo a cercare il ferro perché mi serve il ferro. Assolutamente. Tiriamo qualche torcia. Ah, scheletro del cavolo, muori. Dietro c'è un creeper, ottimo. Via, creeper. Muori. Creeper, via. No, no, no. Ok. Dai. Muori. Oh, prendiamo l'esperienza. Ah, un secondo, io sono arrivato da qua. Ah, va, anche di qui c'è. C'è anche un po' più di luce. Ah, si va bello giù. Oh, guarda, guardate qua. Perfetto, giusto quello che mi serviva. Dimmi che non va giù. Ah, bene. Prendiamo un bel po' di ferro. Questo è copper, se non sbaglio. Ok, ottimo. E torniamo su. Ok. Dopo verrò a raccogliere il resto delle cose. Ah, ho fame, cosa mi posso mangiare? Ah, arriviamo a casa prima di tutto perché così mi cuocio la carne. Perché le patate, le carote non le vorrei sprecare perché le voglio coltivare. Dai, 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 dai. Come potete vedere sono già a livello 15, ma semplicemente per il fatto che scavando ti dai punti esperienza. Quindi ah, mettiamo a cuocere la carne e il ferro. Ok, dai, dai, dai. Vediamo un po'. Apriamo la mappa con X e l'acqua più vicina e lì vicino alla neve, direi. Quasi quasi mi faccio due secchielli, così faccio la fonte, diciamo, infinita di acqua. Così non devo stare a fare avanti e indietro due volte e non perdo tempo. Intanto continuiamo a mangiare qua. No, vabbè, per quel pochino direi che una carota me la posso anche utilizzare. Ok. Ok, allora craftiamo un secchiello, uno, dai, 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 ancora un pezzo di ferro, ok, e due, ottimo. Ok, allora abbiamo detto la mappa, vediamo un po', sono dalla parte sbagliata, ok, di là, andiamo a prendere l'acqua, magari. Me la tengo poi sempre la fonte infinita. Voilà, quanta selvaggina. Oh, ah, è già qua, perfetto, ottimo. Allora, prendiamo i due secchi. Uno e uno, due. Opla. A 80 metri sono circa. Oh, meno male, un sacco di animali. Allora, la pala. Tiriamo via un po' di tutta questa erbaccia. Ok, la fonte infinita per ora la faccio qui. Chi non sapesse come si fa, come si faccia, si mette un secchiello qua, un secchiello di qua, e come potete vedere, tac, è una fonte infinita. Allora, mi serve l'attrezzo per scavare, cioè per scavare, per arare. Allora, vediamo qua. Perfetto, giusto due. Così facciamo l'attrezzo. Dovrebbe essere così, esatto. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ora facciamolo qua. Qua mettiamo l'acqua. Ok. Dai. Neanche troppo grosso, giusto per incominciare. Ok, quindi perfetto. No, no, qua non volevo. Vabbè, facciamolo anche così, sì. Ah,
mi sa che senza acqua diventa subito. Ah, ce l'ho l'acqua. Ok, andiamo. Tu cosa vuoi? Dai, levati. Levati. T'ammazzo. Bastarda. Stai a rompermi mentre faccio i video. Ok. Scusate, come qua, scusatemi. Avevo lasciato Facebook aperto con pirla. Oh, se in ogni video non capita qualcosa, o la porta, o il cellulare, o Facebook, non sono contento. Ok. Dai, qua. No, perché non me l'ha messo? L'ultimo, prendiamole tutte e due. Perfetto, terminiamo di arare. Ok, perfetto. Ora andiamo a piantare le carote. Ok, le patate. Ok, e anche questi semi, già che ci siamo. E due, perfetto. Ora, legna ne ho un po'. Devo fare lo steccato perché sennò gli animali naturalmente vengono a mangiarsi il tutto. Perché sono molto simpatici. Ok, andiamo a prendere. Su. Andiamo a prendere. Niente, andiamo a prendere. Dobbiamo fare con gli stecchini, si fa. Ok, un po' di stecchini. Comunque vedete, ad esempio, sta legna color verdastro, oliva, mai vista. Due steccati. Dieci steccati. Allora facciamo la porta dello steccato che si fa così. Ok. Altri stecchini. No, qua. Che cacchio. Ok, 14. Allora, 14 non basteranno mai. Penso che non basteranno mai. Allora, l'entrata la facciamo, ma sì, qua davanti. Quindi facciamo così, così, così. Poi l'entrata dove l'ho messa? Qua. Ok. No. Dov'è? Non c'ho. Facciamo con la spada. Dai, rompiti. Su. 2, 3. Ah, ne mancano ancora un po'. Vediamo un po'. Qua c'è qualche albero lì. Tiriamo giù quei due alberi. Ah. Allora. Ah, ce l'ho in legno ancora. Va bene. Dobbiamo fare ancora un po' di stecchini. Ok.
Ah, vedete, se non sbaglio, sì, non so se avete visto che è scomparso un cubo, ecco, stanno scomparendo le foglie, perché se non sbaglio prima non succedeva ciò, ma succede da adesso dalla 4, dalla 1.4.2, penso, presumo, E in pratica se tiri giù l'albero van via le foglie, mi sembra anche una cosa più che logica, è un aggiornamento tra virgolette utile, perché poi devo dire che mi scocciava parecchio tirare via tutte le foglie o comunque vedere le foglie svolazzanti se non c'era l'albero. Ok, allora spero bastino. Facciamo un bel po' di stecchini. Facciamone anche di più di steccato, tanto al massimo lo mettiamo da parte. 18 basterà, ma non lo so. C'ho altri 6. Ok. Allora, dobbiamo mettere anche un po' di torce, così magari non spawnano. Ah, là c'è un alveare intanto. Mi ero accorto. Non spawnano i moss. No, qui. Ok. Perfetto, dovremmo farcela. Ah, si attacca alla terra. Che palle. Su, su, su. Perfetto. Mettiamo qua, vediamo qualche torcia. Oh, va che bello, hai quattro angoli. Così gli animali non mi vengono a mangiare ciò che coltivo. E niente, direi che qui è dalla mia piccola farm per il cibo è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio. Fatemi sapere più che altro se vi sta piacendo comunque questa serie, se vi può piacere. E iscrivetevi alla mia pagina Facebook e mettete un commento qua sotto. Ciao a tutti!